Io sono onesto, per me era Mani, sono sincero e non mi tiro indietro, purtroppo, anzi ringrazio l'arbitro che la prendo sotto forma di battuta perché comunque era rigore, però anche su Galano era fallo, quindi diciamo che è stato equo la cosa da parte nostra e da parte loro, penso che ci sta. Ha un significato importante, in primis lo vorrei dedicare a Cassani perché sta passando un periodo un po' particolare per i genitori e quindi a me, il mio pensiero va a lui. Lo dedico a lui. A parte questo, il gol mio è stata una liberazione, vengo da un periodo un po' poco fortunato, quindi con tanto lavoro, tanto sacrificio, perché comunque voglio stare sempre bene. Purtroppo magari questo a volte gli infortuni non te lo permettono e mi è stato tolto qualcosa e oggi, ripeto, sono contento per me e per i compagni perché abbiamo guadagnato un punto per come si era messa la partita. Secondo me, parlavamo io e Ciccio prima, ci confrontavamo, è stato un po' figlio della partita di Pescara, diciamo un po' del torto che è stato fatto a Pescara, torto, un po' mancanza di attenzione a Pescara, l'abbiamo portato oggi in campo, si è vista, e secondo me è stata un po' quella la nostra partita oggi, di paura, di tensione e di momenti difficili. L'anno scorso si lamentavano che facevamo punti fuori casa, adesso invece ne facciamo fuori. A parte scherzi, sì, fine qualche mese fa era il nostro punto di forza. Dobbiamo far sì dobbiamo fare in modo che di portare i tifosi allo stadio, perché fino adesso sono stato la nostra forza e quindi sabato abbiamo l'occasione di riportarli. E abbiamo avuto parecchie occasioni per far sì di avvicinarci magari alla promozione diretta. Di quel sogno che manca da anni e anche per noi rimane, per il momento dobbiamo fare in modo che quel sogno si avveri, perché e non con queste prestazioni bisogna metterci qualcosa del nostro e cercare di divertirsi un po' di più in campo e non pensare magari ai fischi e altro, perché credo che la gente giustamente da noi si aspetti tanto, perché sa che possiamo dare tanto, facciamo parte di un gruppo e mister sa che su di noi può contare sempre e siamo sempre a disposizione, facciamo parte di un gran gruppo di giovani di qualità e noi esperti che comunque siamo sempre lì ad aiutarli e a dargli una mano, perché sappiamo che magari in questi momenti hanno bisogno di noi e cerchiamo di farci trovare pronto quando il mister ci chiama in causa.